Archimede, futuro Solare Onlus, per noi sono assolutamente di casa perché seguiamo questo percorso praticamente dai primi passi e adesso il percorso comincia a farsi piuttosto lungo. Sì, infatti adesso stiamo oggi presentando la partenza per i campionati europei che si terranno a Zolder in Belgio dal 23 al 25 settembre e parteciperemo con Archimede insieme a altre 14 università europee e ci sfideremo appunto con lo stimolo di essere i più piccoli di tutti, ma sicuramente con molto, molto coraggio, perché ce ne vuole parecchio ad affrontare colossi che dietro hanno finanziamenti grossissimi e sponsor di dimensioni enormi come Thyssen, come Volkswagen, come Mercedes. Sicuramente noi ci andiamo come piccolissimi, però ripeto, siamo fiduciosi di quello che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzato tutto a Siracusa e grazie al contributo degli sponsor, insomma di tutti gli amici che hanno collaborato, e anche abbiamo realizzato questa macchina pensando a possibili sviluppi futuri, soprattutto nella filosofia del low cost. A differenza di tutti gli altri, noi abbiamo appunto realizzato questa macchina con circa 20.000 euro, poco più di 15.000 euro, mentre gli altri hanno avuto budget che superano di gran lunga le 700-800.000 euro. È comunque sicuramente già un bel passo avanti, una bella conquista il fatto di avere prima soltanto sognato, poi presentato qui proprio in Piazza Duomo Archimede, e adesso lo sanno tutti, è già un primo traguardo. Questo per noi è stato ci ha ripagato di tutte le nottate, di tutti i sacrifici che abbiamo fatto, io e i ragazzi ovviamente, perché questo non è solito merito mio, ma è merito di tutti i ragazzi che hanno collaborato, i ragazzi dell'Università di Catania, di Torino, di Bologna, insomma tutti quelli di Modena, anche gente comune che è venuta a darci una mano, si è messa a disposizione perché capiva che questo era un progetto che sicuramente poteva portare, come diciamo noi, dello sviluppo qua per la nostra terra, perché sono tecnologie che si possono realizzare anche qua e magari venderle e applicarle ad automobili normali per aumentare l'efficienza. Come voglio ricordare, noi non vendiamo questi brevetti, questi noi li regaliamo a condizione che lo sviluppo e la produzione avvenga a Siracusa.